dal dodicesimo del secondo tempo della sfida col Taranto. Già, il Vitotto Calcio riparte dalla carezza sublime di Sirri, che all'Erasmo Iacovone ha buggerato l'incauto Sposito, dato la speranza di rimonta ai neroverdi, ma non generato il guizzo del pari. E così si arriva all'appuntamento con la terza giornata di campionato, con un demoralizzante zero nella casella dei punti fatti. E sarà derby del cuore per mister Nicola Ragno, molfettese doc. Il gruppo è cresciuto molto psicologicamente in questi giorni, seguendo stile e tempra dell'allenatore, anche se, causa la fulminea precarietà della preparazione, l'infermeria rischia di affollarsi, ma qualche infortunio in fondo ci può stare in queste condizioni. Per di più, il mercato aperto è stato caratterizzato da colpi sensazionali e la caratura dell'organico si è elevata vertiginosamente, al punto da creare problemi di abbondanza? Chissà, sentiamo cosa ne pensa l'allenatore. Abbiamo lavorato bene, qualche giocatore si è aggiunto a questo gruppo, adesso il gruppo incomincia a essere un gruppo importante, stiamo recuperando tutti i grandi, se fino a domenica scorsa abbiamo giocato con 5-6 under, penso che da domani o dalla prossima con qualche altro grande che recupererà al 100% abbiamo la possibilità di utilizzare un po' tutti gli over. Sono soddisfatto perché dopo l'infortunio di Genchi è chiaro che avevamo bisogno di un altro. Punta, avevamo soltanto dei trequartisti e l'unica punta era Lattanzio. Adesso abbiamo Pozzebon, che è un giocatore che con delle caratteristiche diverse rispetto agli altri due attaccanti, e sicuramente oltre a Pozzebon a giorni firmerà un altro centrocampista con altre caratteristiche rispetto a Di Cecco e Capece. Nel turcasso del condottiero bitontino, intanto, rifulge un nuovo dardo, l'attaccante romano Demiro Pozzebon. La cosa che mi ha spinto a venire qua tante volte sono la concretezza e la voglia che ha una società di volerti. Il mister mi voleva a tutti i costi e la società idem, sapendo com'era la realtà qui, che puntano comunque a fare un campionato importante, conoscendo la squadra non ci ho pensato due volte a venire. Io spero di fare tanti gol qui per loro, ma soprattutto oltre ai gol dare il contributo che serva alla causa. Il mister vuole determinate giocate da me, per sa che le caratteristiche che ho, quindi poi secondo me poi i gol verranno di conseguenza. L'importante è mettermi a disposizione dei compagni e della squadra.